Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video un po' particolare, non parliamo di piante né di ortaggi, vediamo una rosa, anzi sono due o tre rose che hanno bisogno di cure. Sono infestate da afidi, guardate un attimino, ma ce ne sono proprio tanti tanti. E daremo loro un preparato completamente biologico. Che avevo già utilizzato sulla fumagine degli agrumi, vi riporto il video qui nelle descrizioni, con successo. Parlo del sapone di Marsiglia diluito in acqua, 10 grammi sul litro, e vi dico, con la fumagine degli agrumi ho risolto completamente, quindi anche con gli afidi che vi erano sopra. Adesso proviamo anche con le rose. Questa agisce per contatto. Evito solo di darlo sulle rose aperte, ma sulle foglie glielo do senza troppi riguardi. Posso farlo oggi perché è pieno giorno, perché è nuvoloso, se no andrebbe fatto la sera come trattamento. Ricordatevi sempre di farlo la sera e di provare su qualche foglia prima per vedere se ci sono effetti di fitotossicità, ma io so già che non ci sono, quindi però a voi dico di provarlo perché non mi prendo responsabilità dovesse succedere qualcosa. L'ho fatto la sera perché altrimenti il sole con l'acqua brucierebbe le foglie. Quindi vi dicevo, oggi lo possiamo fare in prima mattinata, è nuvoloso, oggi non è previsto sole. Oltre a debellare gli afidi, diamo anche una mano alla terra, diamo un po' di polvere di caffè, adesso vi faccio vedere come. È un ottimo concime naturale, ve ne ho già parlato anche su altri video e sul blog in più di un'occasione, vi lascio poi il link. È proprio semplice come operazione e ora vi mostro. I fondi di caffè che utilizzeremo sono asciutti. Mi raccomando, non vanno usati quelli umidi, vanno usati quelli asciutti. Questi sono un po' di giorni che li abbiamo tenuti fuori, ormai si sono sbriciolati, vedete? È proprio una polverina. Questa va utilizzata alla base delle rose, in dosi molto molto leggere. Serve soltanto per dare un po' di fertilità al suolo e mi raccomando, siccome tende ad acidificare il suolo, va utilizzato soltanto su quelle piante acidofile oppure sulle rose. Inoltre, se avete visto il video su come tenere lontane le lumache, è ottimo anche per tenere lontane lumache, limacce e altri animali striscianti. È eccezionale da quel punto di vista. Quindi abbiamo una duplice funzione. Tornando al trattamento di cui vi ho fatto vedere prima, siamo al primo giorno. Adesso giorno per giorno farò il resto del trattamento, vi farò vedere poi i risultati. Dopo il primo trattamento ha piovuto dopo un paio d'ore, quindi praticamente abbiamo perso quello che abbiamo fatto. Ha piovuto altri 2 giorni, quindi non abbiamo fatto nulla. Ieri sera abbiamo fatto un trattamento veloce, infatti le foglie, se vedete, sono ancora un po' macchiate, però di fatto ricominciamo oggi perché gli afidi che c'erano prima ci sono ancora. Non dovrebbe più piovere tra oggi e domani, quindi domani possiamo dare il terzo trattamento. Finalmente riusciamo a dare il terzo trattamento alle rose, però stavo guardando una cosa, secondo me è anche l'ultimo che riusciamo a dare perché forse non ce n'è più bisogno. Mi avvicino con la telecamera e vi faccio vedere. Questo è il rametto più infestato. Qui vedete, se tocco vengono via da sole, mi metto al sole, praticamente si puliscono da sole, eccole qua, sono già morte. Oddio, morte. Qualcuno si muove ancora, ma io gli darei ancora un trattamento oggi. E così vediamo domani se con un'azione meccanica, potrebbe essere una mano o un getto dell'acqua con un po' di pressione, se riusciamo a ripulire il ramo. Altrimenti sospendiamo questo trattamento e cominciamo quello col macerato di ortica che ho preparato. In altri posti, dico la verità, il trattamento ha sortito un buon effetto. Ad esempio qui. Era molto più pieno il rametto di afidi. Non è immediata come cosa. Diciamo che gli afidi che ho trovato sugli agrumi che ho tolto quando ho tolto la fumagine sono venuti via in 3 giorni netti. È stata una cosa molto più veloce. Sulle rose, devo essere sincero, sono abbastanza tenaci questi afidi. Quindi o andiamo avanti ancora fino a domani, faccio l'ultimo trattamento. Eventualmente, o se no, cambio
scambiamo e abbiamo fatto una prova, abbiamo fatto un test. Ci aggiorniamo domani. Siamo giunti al quarto giorno, questa mattina ha piovigginato un po', però non ha influito molto sul risultato. Vi faccio vedere cosa abbiamo ottenuto fino a questo istante. Sono molto contento. Allora, qui ne abbiamo pochissime. Avevo un ramo molto infestato, volevo farvelo vedere, eccolo qui, non so se lo vedete. Fino all'altro giorno era pieno di afidi, anche fino a ieri erano metà. Ora se ne sono rimaste solo un pochino sulla base, guardate che come tocco vengono via. Eccoli qui. Quindi io farei così, ecco, guardate le formiche, che sono buone alleate degli afidi. Perché cosa succede? Gli afidi producono la melata, le formiche ne vanno ghiotte, quindi lavorano in simbiosi, si aiutano a vicenda. Va bene, a parte questo, adesso io darei ancora oggi il trattamento, spero di poter risolvere con 4 trattamenti, ecco, massimo 5, poi mi fermerei perché davvero poi diventano troppi. Qua giù, qui non ne ho dato molto, infatti guardate, vedete che è pieno. Anche questo è pieno. Ok, vado avanti col trattamento e vediamo come va nei prossimi giorni. Se no, come vi dicevo ieri, passo al macerato di ortica senza pietà. Si possono anche aumentare le dosi ovviamente del sapone di Marsiglia. Io ho messo 10 grammi per un litro d'acqua, possiamo arrivare anche a 15 grammi, che è un 50% in più, che non è male. Non ho ancora provato, quindi prendetelo con le pinze. Qui abbiamo un attacco che non avevo visto. C'è un po' di sole, ma ormai siamo all'imbrunire, sono 18:30. Questo ramo abbiamo praticamente risolto. Bene, qui ce ne andiamo un po'. Perfetto, ci aggiorniamo domani. Siamo al quinto giorno di trattamento. Su alcuni punti abbiamo risolto con il sapone di Marsiglia. Eccolo qui. Qui ad esempio, qui abbiamo risolto abbastanza bene. Non abbiamo più afidi, né pidocchi, come li vogliamo chiamare. Qui ieri, dove mi sono stupito della loro presenza e ho fatto un trattamento, mi avvicino, invece l'infestazione è ancora bella robusta. Non volevo continuare a usare sapone di Marsiglia, ma volevo passare a qualcosa di più forte, così possiamo fare anche il test contemporaneamente nello stesso video. Questo è macerato di ortica, ha 4 giorni di macerazione, poi vi metto le dosi qui in sovrimpressione e vedrete poi il video della preparazione quanto prima. Ecco, vado direttamente con questo, è puro, perché dopo 3-4 giorni si può usare puro, se dovessimo invece farlo macerare più a lungo va diluito. Questo è molto più incisivo e potente. Mi avvicino con la telecamera così vi faccio vedere i vari punti dove lo possiamo mettere. Non vedo altre infestazioni. Eccoci qui al sesto giorno, se non sbaglio, ho perso il conto. Ieri ho fatto il primo trattamento con il macerato di ortica su un ramo, su un paio di rami. Stamattina l'ho rifatto perché qui c'era zona d'ombra, lo potevo fare. Sono passate 4 ore da quando ho fatto l'ultimo trattamento, quindi ne ho fatti 2 col macerato di ortica. Guardate, l'infestazione si è ridotta di un buon 50%. Ovviamente ci sono le formiche, perché come vi dicevo ieri lavorano in simbiosi. Adesso, prima di provare un altro trattamento, vorrei provare con un getto dell'acqua della pompa, non troppo forte per non danneggiare la pianta, e vedere un attimino quello che succede. Ok, vediamo quello che succede. Come immaginavo, ormai tramortiti dal macerato di ortica, guardate qui, mi avvicino, guardate la pulizia di questo ramo,
non c'è più niente. Ovviamente sono nel terreno, sono quasi tutti morti. Se vediamo che risalgono, nei prossimi giorni rifaremo un altro trattamento, ma sono molto contento. Adesso guardiamo un attimino il trattamento che avevo fatto con col sapone di Marsiglia su quel ramo. Eccolo qui. Ce n'è rimasto qualcuno, ma anche questo lo devo ancora lavare con l'acqua. Non l'ho fatto, quindi gli diamo una lavata anche a questo qui. Perfetto. Non sto usando il getto forte dell'acqua. Ora, siccome c'è il sole, non voglio bagnare troppo la pianta. A me serviva soltanto per farvi vedere come funzionava adesso il getto dell'acqua. Dopo che ovviamente abbiamo dato i trattamenti. Ne abbiamo ancora un po'. Ok, no, sono molto contento perché nel giro di 6 giorni abbiamo risolto il problema. Se volete anticipare i tempi, potete non usare il sapone di Marsiglia, ma utilizzare direttamente il macerato di ortica, che è molto più potente. Io in quel ramo lì, come avete visto, in 2 giorni, poi con un getto d'acqua, ho risolto il problema. Invece con il sapone di Marsiglia ci ho messo 4-5 giorni. Però ovviamente il sapone di Marsiglia lo abbiamo tutti in casa. E le ortiche non tutti le hanno, perché non tutti hanno un giardino. Magari qualcuno ha soltanto le rose in vaso e non ha le ortiche. E con un po' di pazienza si ottengono gli stessi risultati. È stato un video abbastanza breve. E vi ringrazio per essere stati con me. Spero che vi sia stato utile, perché quello degli afidi, dei pidocchi, insomma, sopra le rose è un problema molto sentito. Prima di ricorrere a preparati chimici o simili chimici, ad esempio il piretro, che è estratto da piante, però comunque è una componente velenosa anche per gli altri animali. Il piretro io lo lascerei come ultima chance. Non parlo poi proprio di insetticidi chimici, quelli non li voglio neanche sentire, io non li tratto, non mi piace. Sul blog, se vi interessa, c'è un articolo che sta avendo un buon successo, di questo ringrazio i lettori, dove ho catalogato tutti i principali animali nocivi, insetti nocivi del nostro orto, del nostro giardino, e ho elencato i macerati che si possono utilizzare, quando, come, addirittura le ricette, per alcuni c'è anche il video della preparazione. E quindi se vi può essere utile, vi lascio il link qui in descrizione. Nel frattempo vi faccio vedere la pagina che scorre dell'articolo. È fatto, spero, bene. Non voglio lodarmi da solo, perché non sono il tipo. Ditemelo voi se vi può essere d'aiuto. Mano a mano che poi trovo altri insetti e altre cure, biologiche ovviamente, le aggiungo lì. Bene, è tutto, vi ringrazio per essere stati con me. Se vi è piaciuto e volete iscrivervi al canale, vi ringrazio, siamo in tanti, stiamo veleggiando verso gli 8.000 iscritti. E la cosa mi fa molto piacere. Grazie per essere stati con me, a giovedì prossimo.